Benvenuti a tavola, buongiorno Renzo. Ciao Giorgia. E benvenuti alla Locanda San Lorenzo, anche oggi protagonista l'agnello. Oggi volevo farti una domanda tecnica. Questa settimana ci sono 6 preparazioni differenti dell'agnello. Che processo c'è a monte per capire come lavorarlo e fino a che punto un cuoco poi si spinge nel creare questi piatti? Quanta ricerca c'è? Ma abbastanza, dopo sono anche gli anni che ci hanno dato l'esperienza per utilizzarlo in tanti modi e utilizzarlo anche tutto, perché usiamo tutto dalla testa alle frattaglie, un po' come il maiale che si mangia tutto quanto, non si butta via niente, non bisogna buttare via niente. Quindi ripetendo quotidianamente, come dico, la preparazione, un po' alla volta siamo riusciti a utilizzare tutte le parti, a capirle, a interpretarle in quello che per noi sembra la maniera giusta. C'è qualche errore comune, per esempio, che a casa una donna fa involontariamente nel cuocerlo? Che ne so, farlo andare troppo, troppo poco, abbinarlo a un'altra materia prima che non sta per niente a livello di gusto? Ma questo forse non... Più che altro penso che sia più difficile la gestione nella frollatura della carne e capire anche quali sono i pezzi di carne da mangiare con cotture lunghe e quelli da mangiare, da cucinare con cotture brevi, perché dove c'è una buona componente di grasso allora si presta di più una cottura lunga, e invece dove il grasso, dove c'è meno grasso, tipo la coscia, il carré, allora è meglio farli tipo una tagliata, fare una cosa più veloce, più pratica. Renzo, stiamo per andare in cucina, cosa prepariamo oggi? Il controfiletto o il carré disossato. E questo anche per riprendere il discorso di una cottura veloce, molto pratica e molto gustosa. E allora andiamo in cucina da Paolo. Per questo piatto servitevi di fesa di agnello, la parte più magra della coscia dell'animale. Scaldate bene un sauté, versate successivamente l'olio Evo e poi la fesa. Fesa che va girata e rigirata per qualche minuto. Deve infatti rosolarsi esternamente e restare cruda internamente. Mettete la fesa in un tagliere, incidetela con un coltello e farcite con un po' di lardo. Salate, pepate da una parte e dall'altra. Aggiungete salvia, rosmarino, olio e infornate a 180 gradi per 7-8 minuti. Sfornate, adagiate la carne sul tagliere, tagliate la fesa, mettetela su carta assorbente, salate e quindi impiattate a piacere. Il piatto è arrivato in tavola. Renzo, grazie anche oggi per questa particolare versione dell'agnello. Una grazie tagliata. Una tagliata, sì. Semplificando. Esatto. Per rivedere questa puntata, ma anche le altre, vi ricordate? C'è il canale YouTube all'indirizzo 10 Elode Produzioni. Benvenuti a tavola.